Ciao a tutti ragazzi, Electronic Arts ha pubblicato su EA Sports FC 24 il giocatore del mese della Bundesliga. Stiamo parlando di Boniface, nigeriano, quindi sarà penso più alla francese come tipologia di pronuncia, però noi andiamo a chiamarlo Vittorio, facciamo prima. Andiamo a vederlo ragazzi, ok? Mi raccomando, follow con YouTube e passiamo in game. Eccoci qua, abbiamo un Boniface, penso più, fa niente. Andiamo a vedere un po' come è fatto. Allora, abbiamo un giocatore alto 1,93, bello grosso, devo dire, bello fisicato. Abbiamo tipo di accelerazione più prolungata, quindi abbastanza fastidioso, nei primi metri è un po' più raggiungibile, poi dopo se prende velocità va e non lo becchi più. Poi vediamo un po'. Stavo sbagliando, abbiamo detto alto in attacco, 3-3. Può ricoprire il ruolo di attaccante seconda punta. Attributi, 78 di accelerazione. Però 89 di scatola non è male, cioè nel senso ci sta, è un giocatore appunto che va un po' a compensare la sua corpulenza. Quindi con lo scatto così alto, buono, non è male. Tiro 84. Ha la potenza del tiro che è effettivamente fastidiosa, 94 è altissimo, quindi tiri difficili da parare, quello sicuro. Vediamo i passaggi sono più bassi, mamma mia ragazzi, i passaggi sono più bassi, corto 81-60, questo lui non deve passare la palla, cioè a lui bisogna dare la palla e tirare in porta, fine. Dribbling 79 con agilità 76, equilibrio 65. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, controllo 82 ci sta, vabbè, però. Vabbè. 45 di difesa, non la calcoliamo. Ottimo precisione di testa, va bene. Ottima elevazione invece, 93 con forza 95. Beh, insomma, diciamo che la forza è interessante. Sposta, nel senso, sposta i giocatori. Però, vediamo i stili di gioco. Tra parentesi, non ha playstyle. Benissimo. Raga, quanto costa il DigiGa? Forse meno, se non andiamo a vedere quanto costa, perché facendo i conti, 1,85, 83 di media, quindi con dentro 1,85, gli altri sono tutti praticamente 81-82 al massimo, sì, 11K, 10K. Allora, il discorso cos'è? Vi serve un giocatore simile perché avete una Bundes da andare a ibridare, eccetera? 10K, non, cioè nel senso, sicuramente avrete dei doppioni da far fuori, quindi piuttosto utilizzateli qua dentro. Nel caso un domani andate a utilizzare questo giocatore come merce non scambiabile per qualche SBC, come valore, oddio, di 83 sul mercato sicuramente li troviamo a meno 10K di 11K, quindi non ha senso neanche sbloccarlo. Cioè è proprio da sbloccare nei casi appunto di doppioni che non sapete cosa farmene, allora va bene. O se state facendo una Bundes molto molto cheap, poi di per sé non è un giocatore così fondamentale. Quindi io eviterei di sbloccarla a prescindere, fatelo appunto solamente in questi due casi. Torniamo un attimo in regia, dai, tanto non c'è molto da dire su questo giocatore. Che dire... se avete provato, ma per me non ha senso neanche sbloccarlo, quindi fatemi sapere, se avete provato, come l'ha provato, magari sta facendo la Bundes, ok, e basta, come al solito nei commenti datemi qualche feedback che è sempre interessante. Ragazzi, che dire, follow canale YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato, ciao a tutti.